Sono Elena Toscan e sono psicologa e psicoterapeuta di indirizzo transpersonale e sono tra i promotori responsabili del progetto Spiritual Emergency Unit presso Integral Transpersonal Institute di Milano. Il modello della psicologia transpersonale sottolinea quanto sia importante la dimensione spirituale in quanto un'esperienza umana fondamentale, quindi questo ha un forte impatto a livello psicologico sulla persona. Questa esperienza si è visto che se è vissuta in maniera positiva ed evolutiva può essere fonte di benessere per il soggetto, però può anche accompagnarsi a vissuti di difficoltà e di disagio, con ripercussioni psicoemotive nei vari ambiti della vita, quindi ad esempio a livello affettivo, relazionale, familiare e lavorativo. Da qui scaturisce appunto quello che viene detta in psicologia transpersonale come crisi psicospirituale o emergenza spirituale, se questa è molto importante e intensa. Questo tipo di crisi rappresenta a livello psicologico un momento significativo di passaggio, delicato e complesso, che segue delle tappe, ma che nel giungere alla risoluzione ha anche in sé grandi potenzialità di realizzazione ed espressione personale, tenendo conto del fatto che la visione transpersonale ha una visione integrale e integrata dell'essere umano e promuove l'integrazione dell'esperienza spirituale all'interno di un percorso di maturazione. Individuazione psicologica, dove i bisogni di base, le emozioni, i conflitti, le difficoltà che sono legate anche ad altre sfere della vita di esperienza quotidiana, considerando anche la cultura di riferimento, vengono accolti e sono parte di un naturale percorso di sviluppo psicologico. L'unità è composta da colleghi, psicologi e psicoterapeuti e lo scopo principale è quello di promuovere una riflessione sul tema e progetti di sostegno, sensibilizzazione e formazione in ambito psicologico. Sono Loretta Illuminati, psicologa, psicoterapeuta transpersonale. Sono anch'io qui per portare il mio contributo e parlare di questa rete tra professionisti nata ormai da parecchi anni e che fa appello ad un paradigma più espanso per la comprensione e il trattamento di tali crisi psicospirituali ed emergenze spirituali di cui stiamo parlando e trattando. È importante comprendere che questo tipo di approccio chiama in causa un approccio globale, ovvero che integra la psicologia transpersonale, la biotransenergetica, la psicosintesi, la psicologia archetipica e umanistica, l'antropologia, la mitologia, le filosofie e le religioni comparate, poiché per comprendere tale tipo di fenomenologia è di fondamentale importanza avere questo approccio integrato che parla di una nuova cartografia della psiche, è un nuovo modo di leggere queste fenomenologie e la psiche. Che cos'è psiche? Siamo portavoci di un approccio che non ha paura di questi momenti di ipersensibilità, di forte apertura, rappresentati appunto da queste crisi che si caratterizzano con dei grandissimi momenti di confusione, destrutturazione, commozione profonda e dolore. Ecco perché poter accompagnare e riconoscere tale tipo di fenomenologia, questi momenti di crisi, di svolta transpersonali, possono essere dei veri e propri momenti di risveglio della coscienza, delle vere e proprie aperture della coscienza e poter leggere questi momenti di morte e rinascita che probabilmente affrontiamo tutti nella vita come appunto momenti di particolare importanza per il nostro viaggio psicologico e spirituale. Credo che sia quantomeno importante da considerare e su cui creare un terreno di confronto. Sono Valeria Galletti, psicologa psicosintetista e opero nell'ambito del modello transpersonale e psicoenergetico. Faccio anche parte del team di professionisti che si occupa di emergenze spirituali. Lo sviluppo spirituale dell'uomo è un'avventura lunga e ardua, un viaggio attraverso strani paesi, pieni di meraviglie, ma anche di difficoltà e di pericoli. Esso implica una radicale purificazione e trasmutazione, il risveglio di una serie di facoltà prima inattive, l'elevazione della coscienza a livelli prima non toccati, il suo espandersi lungo una nuova dimensione interna con possibilità evolutive importanti.
L'accresciuto sviluppo e la maggiore complessità dell'uomo moderno, d'altronde, la sua mente critica, hanno reso lo sviluppo transpersonale un processo critico complesso. Il risveglio di energie transpersonali all'interno della psiche apporta innovazioni nel pensiero che si scontrano e collidono con le abitudini ideative e comportamentali presenti. Non dobbiamo quindi meravigliarci che un cambiamento così grande si svolga attraverso vari stadi critici di benessere, ma anche di profondo malessere e di conflittualità, non di rado accompagnati da disturbi psichici importanti. Disturbi, momenti di crisi e vere e proprie emergenze che, mentre possono apparire uguali a quelli prodotti da altre cause, in realtà hanno significato e valore del tutto diverso e devono essere affrontati in modo differente per superarli. Per questa ragione, la visione transpersonale secondo la quale operiamo ritiene opportuno dare a questi disturbi che insorgono nei vari stadi dello sviluppo spirituale uno sguardo a 360 gradi profondo e responsabile, che possa offrire indicazioni riguardo ai modi più adatti e più efficaci per curarli. Io sono Anita Godi, sono psicologa, psicoterapeuta con indirizzo di psicosintesi di Assagioli, ma anche trans ericksoniana e un'integrazione anche col transpersonale con Pierluigi e Latuada e anche Jung. Quindi il mio inizio è stato un'integrazione in questo gruppo che per me è stata una gioia ed un onore di farne parte. È un gruppo di ricerca ed è un gruppo di confronto, dove si studia, ci si confronta e si cercano queste nostre riflessioni e questi nostri approfondimenti di portarli, oltre che tra noi, anche ai colleghi, scrivendo articoli, creando convegni, creando addirittura corsi ECM e inoltre portandoli anche a eventi internazionali, come è già successo, condividendone anche tramite libri che stanno pubblicandosi o sono già stati pubblicati dal nostro gruppo di colleghi. Questa tematica delle crisi psicospirituali vogliamo che si diffonda sempre di più tra i nostri colleghi medici e psicologi, perché è una tematica veramente poco toccata. Proprio per questo abbiamo interesse di sviluppare un vademecum per che sia fruibile l'insegnamento, la conoscenza e l'approfondimento a chiunque si approcci a queste crisi psicospirituali. Inoltre abbiamo approfondito il tema anche con la cittadinanza e una volta all'anno, il 12 maggio, sviluppiamo dei convegni e delle conferenze. Una l'abbiamo fatta a Bologna, una l'abbiamo fatta a Verona. Quest'anno toccava a Brescia, ma abbiamo deciso di arrivare in tutte le città d'Italia con questo mezzo, in modo tale da condividere questa sensibilizzazione a questo nuovo tema essenziale ed importante nelle vite di ogni persona, perché corpo, mente e spirito per noi vanno integrati. Sono Gianfranco Dario, sono psicologo, psicoterapeuta di indirizzo transpersonale. Anch'io partecipo al progetto della Unit Emergenze Spirituali promossa da Integral Transpersonal Institute. Il motivo che mi ha spinto a partecipare a questo progetto è quello di approfondire la tematica delle emergenze spirituali. La prima domanda che mi pongo è se proprio possiamo parlare delle cosiddette emergenze spirituali soltanto con persone che seguono un determinato cammino psicospirituale, oppure se possiamo parlare di questo anche con altre persone, con tutti coloro che si rivolgono a noi senza aver praticato una disciplina psicospirituale. Per fare ciò credo che occorre e che sia importante riformulare il concetto di spiritualità al fine di comprendere meglio questa categoria diagnostica. Infatti ritengo che l'essere umano proceda nel suo sviluppo individuale dal soddisfacimento dei bisogni più materici verso quelli più spirituali di autorealizzazione, di autotrascendimento, che diano proprio un senso alla propria esistenza. Ogni crisi ha un potenziale evolutivo che, se adeguatamente superata, diventa una fonte di evoluzione. Definire quindi il concetto di emergenza spirituale, comprendendone quelli che sono i criteri differenziali rispetto agli disturbi psicotici, credo che ci dia la possibilità di avere un approccio nuovo al trattamento del disagio mentale. È importante riferirsi ad ogni singolo individuo secondo il suo sistema valoriale e, partendo da questo, costruire un progetto di integrazione che deve necessariamente passare attraverso la pulizia della propria storia personale affinché in seguito questa
spinta spirituale, questa spinta evolutiva possa procedere nel migliore dei modi al suo compimento. Quindi il lavoro che noi facciamo è quello di osservare e definire le emergenze spirituali nel nostro contesto, farne le diagnosi differenziali, le dovute diagnosi differenziali rispetto ai disturbi più seri e redigere un protocollo fruibile da colleghi che ci possa aiutare a definire e a trattare quelle che sono le emergenze spirituali, soprattutto il disagio psichico, in un modo nuovo, in un modo che possa permetterci di integrare tutti i livelli dell'essere umano, quello fisico, quello energetico, quello emotivo, mentale e anche quello spirituale. Grazie. Mi chiamo Michela Balbi, sono una psicologa e frequento la scuola di psicoterapia transpersonale. Ho anche una precedente formazione in biosistemica e sono facilitatrice in costellazioni familiari e sistemiche. Personalmente, la prima volta in cui ho sentito nominare le crisi psicospirituali è stato proprio durante la scuola di psicoterapia. E in particolare grazie ad uno dei nostri visitor professors, il professor David Lukoff, il quale è stato l'autore dell'omonima voce presente nel DSM. Il DSM rappresenta, diciamo, la Bibbia, per tutti coloro che operano nell'ambito della salute mentale, quindi per medici, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, e questo perché è lo strumento che ci consente di avere un linguaggio comune. Da allora sono entrata a far parte di questo gruppo di ricerca e in particolare nell'ultimo anno, diciamo, da quando mi sono trasferita a vivere e a lavorare a Johannesburg in Sudafrica, mi sto interessando ad una delle diverse tipologie di emergenza psicospirituale. In questo momento faccio riferimento al testo di Stanislav Grof, Spiritual Emergencies, dove appunto si trova una classificazione delle emergenze psicospirituali che va dalle crisi di apertura psichica ai risvegli della Kundalini, all'esperienza di premorte, alle crisi sciamaniche. Ecco, io mi sto interessando a queste ultime perché nel contesto sociale e culturale in cui mi trovo ad operare, i guaritori tradizionali rivestono un ruolo di rilievo nella società e sono per gran parte della popolazione l'unico punto di riferimento per tutto quello che attiene l'ambito della cura. Intervistando alcuni di loro ho trovato riscontro di quello che viene affermato in letteratura, ossia che si diventa guaritori tradizionali dopo aver attraversato e superato un'emergenza psicospirituale. Quindi mi interessa in questo momento approfondire proprio gli aspetti interculturali legati alla declinazione delle emergenze psicospirituali all'interno delle varie comunità e dei vari contesti sociali e culturali. Sono Silvia Lorenzi, psicologa, psicoterapeuta transpersonale in un piccolo paese dell'Africa che si chiama Gambia. Molto di recente mi sono unita a questo gruppo di ricerca ed approfondimento sulle emergenze spirituali e mi piacerebbe condividere con voi le motivazioni che mi hanno spinto a far parte di questo gruppo. Fin da quando mi sono trasferita qui 5 anni fa mi sono sentita una pioniera nel campo della psicologia. In Gambia non esistono psicologi, non esistono servizi psicologici, non esiste un'università di psicologia. E l'unico approccio istituzionale al disagio mentale è quello medico. Nel tempo ho sempre cercato di integrare l'aspetto spirituale nella mia pratica terapeutica e ultimamente ho sentito l'esigenza di andare un po' più nel profondo, di aprire di più la mia mente e il mio cuore alla comprensione delle emergenze psicospirituali. Per questo mi sono unita a questo gruppo, per sentirmi parte di un qualcosa che possa andare più nel profondo, che possa anche diffondere le conoscenze a livelli sia pubblici che professionali che istituzionali. Il mio sogno è che un giorno in Gambia si possa collaborare con le istituzioni e portare ai cittadini gambiani un approccio diverso da quello medico, offrendo servizi psicologici in cui le emergenze psicospirituali possano essere trattate non medicamente.
un augurio speciale a questo gruppo, un augurio di prosperità e di riuscire nell'intento di diffondere sempre di più le conoscenze rispetto alle emergenze psicospirituali.